e il signor Claudio Lanza di Nichelino dà il via in questo istante alla gara. Siamo senza monitor, il tiro, la deviazione, Tomasic! Tomasic ancora salva due volte, poi Magliocchetti su Schenetti. Incredibile veramente il salvataggio. Non abbiamo più il monitor, non abbiamo il replay, ve lo mostrerà la nostra regia. Attenzione a Bonvissuto, Bonvissuto finisce giù, pallone sul fondo, l'arbitro dice tutto regolare. Eccolo qua, tiro, la parata, anche se noi diciamo la verità, riusciamo, eccolo qua, mamma mia che doppio salvataggio che ha fatto Tomasic, avete visto quello che è successo, incredibile, veramente. Questo, vabbè, insomma, con questo pallone sulla sinistra per l'inserimento di Mendicino, Mendicino puntaia, converge al centro, Mendicino cerca lo spazio per il destro, il tiro centrale, la parata di Tomasic, 13° minuto. E così Como 21 punti, difficile anche la sua situazione. Mendicino, attenzione, limite dell'area di rigore, Tomasic ci arriva. Eccola qua, il sinistro maligno con Tomasic che si allunga. Dai, giù per Sprocati, la velocità di Sprocati. Vai Sprocati che in mezzo c'è Bonvissuto, mettiglielo Bonvissuto sul fondo. Sul fondo, sul fondo. Va sul primo palo Aia, palla in mezzo. No, non è possibile, nessuno, Zini, Bonvissuto hanno avuto il pallone lì a un passo, non hanno... nessuno si aspettava forse il liscio totale della difesa. Guardate, guardate dove passa il pallone, lì c'è Bonvissuto, lì c'è Zini, nulla da fare, peccato. Pione, palla in mezzo, Tomasic, un'uscita così, poi Tomasic fuori dall'area di rigore, riesce a ribattere con le gambe. Eccolo qua l'azione precedente, Tomasic che va a ribattere all'altezza dei 15 metri, poi rimane fuori sul tentativo di Tremolada. 46° minuto, questa è l'ultima azione del primo tempo, l'arbitro guarda il cronometro e dice che può bastare. Claudio Lanza di Nichelino è pronto a dare il via alla seconda frazione di gioco. Fischia l'arbitro, tiro verso la porta, deviazione, strepitoso Tomasic su Donnarumma, ancora Tomasic, no, il pallone sorvola la traversa, strepitoso Luca Tomasic al 3° minuto sul colpo di testa di Alfredo Donnarumma. Rivediamo, palla in mezzo, colpo di testa e strepitoso Tomasic, poi il tiro di Mendicino sul fondo. Zanetti, Antonelli, prova il tiro Antonelli, facile la parata di Perrucchini al 5° minuto. Traversone, Tomasic quasi a livello della traversa, aia di testa, Tomasic salva miracolosamente ancora una volta, 14° minuto su un passaggio arretrato corto di aia e intuito da Mendicino. Ancora Antonelli, va a fare sovrapposizione Bani, Antonelli finisce a terra, non c'è fallo, Bani è fuori posizione e ora parte ovviamente il contropiede del Como con Tremolada, siamo in difficoltà, scatta Mendicino, attenzione Aia, attenzione, finisce a terra l'arbitro, calcio di rigore, l'arbitro era un quarto d'ora dall'azione, rosso per Aia e calcio di rigore. Rosso per Aia e calcio di rigore al 18° minuto. Eccola qua la fuga, lo scatto di Donnarumma, il taglio. Ma, beh, vi dico la verità, molto generoso questo calcio di rigore. 18° minuto, molto, molto generoso questo calcio di rigore. Fischia l'arbitro. Parte Tremolada, gol, Como in vantaggio. Venticinquesimo minuto del secondo tempo, esce Mattia Sprocati, entra Chris Giglioli. Esce Sprocati, entra Giglioli, non cambia nulla da un punto di vista tattico. Schenetti, partita finita.
Schenetti, 2-0, partita finita, 25esimo minuto. Andiamo a rivedere. Da fallo laterale, il pallone in profondità, Schenetti, grandissimo lavoro, ed è gol. Sostituzione nelle file della Reggiana, 31esimo minuto, esce Beppe Alessi ed entra Marchegiani. Tiro cross di Giglioli, buon vissuto, bravo a mettere in mezzo per Ardizzone, il tiro a girare di Ardizzone, pallone che termina sul fondo, 39esimo minuto. In area di rigore, buon vissuto, attenzione arbitro, gli hanno tirato una scarpata in faccia, 40esimo minuto, ma questo è calcio di rigore grande come la casa, più ancora di quello del Como, scarpata in faccia a buon vissuto, abbastanza netto direi il fallo, l'arbitro probabilmente stava pensando a tutt'altro, guardate, buon vissuto, pum, calcione in faccia e l'arbitro si prende le proteste di buon vissuto ma non interviene. Barriera 4 da parte del Como. 47esimo minuto, Zanetti, punizione, mette in angolo Perrucchini. Termina la partita in questo istante. Como batte Reggiana 2-0, tremolade.